Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, buon anno, buon 2023. Torniamo con un'altra guida oggi di Seven Knight 2, come affrontare i dungeon e quali sono i personaggi da utilizzare. Andiamo subito a vedere, cercherò di fare il video più veloce possibile. Anzitutto scrivetemi poi nei commenti come avete passato la vigilia, come avete passato il capodanno, cosa avete fatto, raccontatemi un po' anche la vostra. E ricordo a tutti quanti ragazzi che è importante anche entrare a far parte della community Discord, perché più siamo, più cresciamo e più riesco a capire la vostra presenza, la vostra partecipazione, il vostro supporto. Per me è una cosa molto 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 importante. Innanzitutto i dungeon, ragazzi. Per affrontare i dungeon noi abbiamo oro, l'anima per prendere le shard dei personaggi, elesir e le rune per poter potenziare i personaggi e la corsa all'esperienza per recuperare le boccette che daranno exp ai personaggi. Prima cosa da sapere, se funziona, ok, perfetto. Dal livello 1 al livello 10, ragazzi, il team rimane lo stesso, ok? Non cambia, non fatevi problemi. Potete impostare una formazione con tank, un healer che vi ressa all'inizio come Karin e personaggi con attacco AOE, ragazzi, ok? Quindi per fare il gold servono personaggi che fanno danni ad area. Danni singoli, ragazzi, no, non utilizzateli. Dal livello 11 in poi cambiano le formazioni, cambiano le situazioni. Io al momento ho già sbloccato il livello 11, vi faccio vedere, partendo un po' la formazione. La formazione mia tipica è bombardamento 2, che mi permette di avere più velocità di attacco. Il main personaggio, che tendenzialmente è quello che piglia più schiaffi, che va in mischia rispetto agli altri, è Rachel, ragazzi. La ottenete gratuitamente potenziando tutta la formazione. È lei che va in mischia, come potete vedere, mentre abbiamo dietro alle spalle abbiamo Rin, abbiamo la nostra Lina, anche Ace, ovviamente essendo un DPS melee, va in mischia insieme a Rachel. Sono tutti personaggi, ragazzi, da danno AOE. Preferisco Lina a Karin per un semplice motivo, perché Lina mi buffa lo speed attack, ragazzi, quindi velocità di movimento e anche la velocità d'attacco. Non mi resta i personaggi, ma mi permette di avere un boost molto più alto. In questo caso io ho come pet Yoni. Yoni, ragazzi, è un pet leggendario che il gioco mette a disposizione perché per chi inizia a giocare adesso. Vi darà 3 ticket pet leggendari, 2 randomici e 1 a scelta. Io da quella scelta ovviamente ho preso Yoni. Sono 2 quelli più forti e utilizzati, Yoni e Karin. Karin è un po' più tank, invece Yoni, ragazzi, è improntata un po' più per il DPS, un po' più per il danno. Allora, intanto utilizzo il doppio buff di Yoni, uno che accelera il cast della mossa finale dei personaggi, così vogliamo chiamarla, e l'altra che mi cura tutti i personaggi. C'era Rachel che stava andando in fin di vita, è vero che ho gli oggetti per poter... Ah no, non ce l'ho gli oggetti, ecco, come non detto. Cioè, devo averli spostati e non mi sono ricordato di rimetterglieli. Quindi ragazzi, un'altra cosa importante, il set armi e armature, mi raccomando... Revive, immortalità, sempre e comunque su tutti i personaggi. Poi ovviamente dipende dalle situazioni, nel PvP torna molto utile la rimozione dei debuff,
Invece in queste situazioni, come in questo caso, magari un doppio revive può essere quella che vi dà la marcia in più. Non riesco a fare il livello 12 perché, come potete vedere, con il livello 11 io arrivo a 25 secondi dallo scadere, di conseguenza non vado mai oltre fin quando non potenzio abbastanza i personaggi. Quindi anche voi, se doveste trovare difficoltà a fare il livello successivo, molto probabilmente è una questione di buff dei personaggi. La cripta dell'oro. Se avete difficoltà, io vi consiglio, mandate avanti il tank, dietro lasciate i personaggi AOE, quindi possono essere, come possono essere Rin, Yoni, Ace, la stessa Rachel, utilizzate Karin, che non vi dà speed attack, ma vi resta i personaggi, mandate in mischia il tank e menate con tutto il team di supporto da dietro. Questa invece, la cava della pietra dell'anima, è molto particolare. Vi faccio vedere in cosa consiste. Utilizzo due ticket, vi faccio vedere il livello 10 e vi faccio vedere il livello 11 perché è molto importante. Allora, per il livello 10 devo cambiare l'impostazione di formazione. Quindi tolgo Chris. E metto un Rudy Plus, ok, un tank, uno che piglia schiaffi. Se non avete Rudy Plus e avete, che ne so, avete Guglielm, potete utilizzare anche lui, ok. Vi faccio vedere il 10. Perdo 4, però, amen. Ho detto che ve l'avrei fatto vedere. Dall'1 al 10, come funziona la missione? La missione è veramente molto molto semplice, ok? È più una questione di avere i DPS dietro che fanno danno. Voi avete il tank che mena, quello fa l'onda, voi uscite fuori dall'onda d'urto, il tank continua a menare, il tipo fa un'altra onda, voi vi levate, ecco, cercate di levarvi prima. Il livello è troppo basso. Ok. Però penso che voi abbiate capito. Mettete in un angolo i personaggi, ok, i DPS, quelli che fanno danno, e mettete il tank dall'altra parte, schierate il tank dall'altra parte a prendere schiaffi, ok? Quando il ciccione fa l'onda, voi dovete prendere e schivare, prendere e schivare, prendere e schivare. È un continuo fare così. Livello 11, proviamo in live, proviamo adesso durante la registrazione a fare il livello 12, non so se ci riesco, ci proviamo, però non con Rudy Plus, vi faccio vedere perché cambia. Cambia perché non serve più il tank, ma ci serve il personaggio che spara a... dove cazzo era? Ok, non trovavo più Chris. Ok, ma ci serve un personaggio che ci spara a distanza. Allora, vi faccio vedere, ok. No, facciamo l'11. Facciamo l'11, faccio il bravo. Facciamo l'11, perché non mi ricordo nemmeno se ci sto dentro con il tempo. La formazione rimane sempre la stessa, col bombardamento, con i personaggi schierati da una parte, io che mi metto da un'altra parte a menare. Il golem di fuoco che fa l'onda d'urto, poi cerca di menarmi, non ci riesce, mi risposto, ci riprova, non ci riesce. Per fortuna ha degli attacchi molto 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 lenti. Quando fa questo, voi vi allontanate, scappate, rientrate. E di nuovo ripetete tutto da capo. 1, 2, m'ha fregato. Bastardo. Ok. Ok.
Ok, andiamo avanti. Una volta che capite la meccanica per attaccare, diventa veramente, ragazzi, diventa veramente una stupidata. Diventa veramente una stupidata. Non è niente di troppo complicato, di così difficile da dire è impossibile o altro. Ovvio, se volete farlo in automatico, ragazzi, vi dico già, toglietevelo da testa. L'inizio di questo gioco è improntato su sull'automatico, ma è improntato sull'automatico perché? Perché il gioco ti fa principalmente leggere la storia, ti vuol far entrare all'interno dei meccanismi della storia. Poi successivamente, ovviamente, devi giocartelo tu, devi essere tu in grado di gestire i personaggi. Come potete vedere, la formazione principalmente sono sempre le stesse, ok? Anche nel tempio runico, ok, ragazzi, che non servono, tranne qua. Qua servono tutti personaggi da mischia, eh? Però come potete vedere è sempre la stessa formazione per fare i dungeon. Non c'è nulla di diverso. Poi, ovviamente, se non avete Rin, non avete. No, Cosette dovete averla. Cioè, okay. Potete non averla, però è il best DPS per il PvE. Comunque, se non avete qualche personaggio, basta che voi entrate nell'imposta formazione, andate su questo simbolino qua in alto. Cliccate sopra e vi fa vedere per l'Elisir che formazione serve, per il runico che formazione serve, l'esperienza che formazione serve. E poi vi fa vedere anche Raid, vi fa vedere anche i tre draghi che sono le battaglie della Gilda. Insomma, è un gioco che vi dà già le istruzioni, ecco, per poter affrontare determinate situazioni. Gargoyle, ragazzi, e il Minotauro si affrontano nella stessa identica maniera. Uguale, 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 uguale. Faccio il Gargoyle perché non ho abbastanza potenza di fuoco e mi servirebbe, invece di una Rin AOE, mi servirebbe un DPS single target. Ce l'ho. Sto aspettando di tirarlo su di livello, almeno a livello 40, in modo tale da poter sbloccare le abilità. Quindi per ora vi faccio vedere Gargoyle. Ma si affronta nella stessa identica situazione, ragazzi. Non cambia veramente nulla. Ok? Cosa si fa? Si toglie il flag, quindi non si va tutti insieme con il gruppetto. Si prende il tank, si va dietro il boss. Vedete? La miseria, non mi cambia la visuale. Ok, io sono dietro, quindi il nemico continua ad attaccare il mio tank. E i miei DPS e healer sono dietro al sicuro, non subisco un danno né niente, vedete, so dove sono. Belli tranquilli, al sicuro. Ora al 10 posso permettermi, volendo, anche di rimanere all'interno dell'onda d'urto. All'11 scordatevi di rimanere all'interno dell'onda d'urto, a meno che voi non siate estremamente forti. Ok. Anche questo è stato fatto in maniera molto veloce, molto molto semplice. Io vi sto facendo vedere come affrontare da livello 1 a livello 10, ragazzi, ok? Quindi senza apportare modifiche. Io solo il pietra dell'anima ha quella modifica là all'11. Lui, anche lui, la stessa identica cosa, ragazzi. Livello 11, livello 10, non cambia nulla. Ok, la formazione resta sempre la stessa. Ok, entriamo nella battaglia dell'anima. Dell'anima di chi? Allora, andiamo avanti. Con lui, come dobbiamo comportarci? Alla stessa maniera, prendiamo il nostro tank, che non so perché corre storto. Ci mettiamo dietro. Quello inizia a menà. Mena come un fabbro. Pietra dell'evocazione. Mo' mi carica. Vediamo se fa la carica. No. Vabbè, comunque, adesso riesco a tirarlo giù facilmente. Ma nel caso, voi dovete andare poi
sulla pietra dell'anima con gli altri che fanno danno, cioè su quelle che lo curano, laddove non riusciste a fare abbastanza danno. Poi di nuovo tutti insieme andare anche sull'altra, insomma, è un continuare a distruggere la cura e distruggere il boss, distruggere la cura e distruggere il boss. Ok, il boss fa 3 stone di cura, ok? Quindi se non avete abbastanza danno, diciamo che non andate così lisci, quindi alla prima magari ancora reggete, alla seconda cura vedete che non, se non scende la vita del boss, tirate giù le torrette cura, così riprendete poi ad attaccarlo in modo tale da potergli fare del danno. Allora, la Garuda, ragazzi, vuole solo mischia, vuole solo melee, non vuole ranged. Vi faccio vedere l'attacco a livello 10. L'attacco a livello 11 diventa molto complicato, inizia a sparare razzi. No, veramente diventa veramente tosta. Quindi qua invece si usa il gruppo, quindi rimanete in flag, ok? Tutti rimanete flaggati, non andate con i personaggi a casaccio. Quando fa un mulinello uscite fuori. Se vi prende, sono dolori. Però per fortuna. Per fortuna. Allora, livello 10. Basta stare attenti, stare all'interno della mischia, uscire, entrare, uscire, entrare, uscire. Vi faccio vedere il livello 11, ragazzi, ok? Dovremmo essere anche in tempo. Anche perché massimo 20 minuti sto video, non voglio farlo durare. Sono passati 17, carica. Entriamo di nuovo in battaglia. Livello 11, carica. Prima volta in diretta, dovremmo riuscire a farcela. Tante sono le bestemmie che mi stanno passando per la testa, ma non ve ne dirò nemmeno una e speriamo in bene. Allora, perfetta. Concentrati, come vediamo, vedete, fa delle cose diverse sta cosa, sta archia. Vediamo se riusciamo ad avere abbastanza di danno. Ok, mulinello, ok, il problema potrebbero essere le animazioni dei miei personaggi mentre io carico, mentre lei mi carica. Ecco, mi ha ucciso l'healer, vaffanculo. Perché giustamente l'healer non sta in mischia, cioè tende sempre ad allontanarsi. Mulinello, 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 a fan bagno. Ah, fanculo, mi serviva l'healer. Poi dovete stare fuori dai mulinelli. No, raga, non riesco a farla questa. Potete vedere, no, che diventa ben più difficile in questo caso riuscire ad affrontare il boss, soprattutto se poi perdete i pezzi lungo la strada. Allora, visto che non voglio dilungarmi troppo, poi me lo faccio off cam. Detto questo, ragazzi, questa è la guida breve, veloce, il più veloce possibile per poter affrontare i dungeon. Io vi ringrazio per aver seguito, vi auguro nuovamente buone feste, buon anno nuovo, buon Natale, buona vita a tutti e ci vediamo, ricordo l'appuntamento da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, tutti i giorni in live. Ciao a tutti. Ciao.